In questo video andremo a comandare la nostra macchinina tramite Arduino, tramite la nostra scheda HC06 Bluetooth e tramite il nostro L298N, il motor control. I collegamenti, qualcosa abbiamo già visto nei vari video, nei vari video dove abbiamo collegato l'L298N. Vi ho fatto vedere come si usa l'HC06 Bluetooth. In questo video andremo a comandarla tramite la nostra app che creeremo con App Inventor sul nostro smartphone. Apriamo lo sketch. Abbiamo incluso la libreria, abbiamo creato tre step, in cui il motore 1 avanti, il motore 1 stop e il motore 1 indietro. Definiamo le variabili per il motore 1. Definiamo i pin, definiamo il pin per il controllo della velocità, inizializziamo la porta 9600 baud, configuriamo i pin in uscita per pilotare Arduino, per pilotare l'L298N, dichiariamo una variabile di tipo lettera, nel loop scriviamo se arriva del testo al Bluetooth che è if bt.rad leggilo e memorizzalo in A. Motore 1 avanti, se if è A uguale A andrà a scrivere la velocità e andrà a settare vari pin e scriverà sulla nostra porta seriale motore 1 avanti. Stessa cosa farà se A è uguale a B, fermerà i motori e scriverà motore 1 pausa. Se A è uguale a C, motore 1 andrà indietro e scriverà motore 1 indietro. Creare la nostra applicazione per il nostro smartphone per comandare l'automobilina. Progetti, avvia nuovo progetto, auto. Remote. Ok. Si apre la nostra pagina dove programmiamo lo screen 1 e il nostro schermo del nostro telefono. Andiamo a inserire un selettore lista. Andiamo a inserire un'impaginazione. Andiamo a inserire horizontal scroll, inseriamo pulsante 1, pulsante 2, pulsante 3. Andiamo qua, rinominiamo, questo lo chiamiamo A, questo lo chiamiamo B, questo lo chiamiamo C. Andiamo su questo, testo per pulsante lo chiamiamo A, questo lo chiamiamo B, questo lo chiamiamo C. Abbiamo i nostri tre pulsanti, se vi ricordate, con A andiamo avanti col motore, B fermiamo e la C la usiamo per tornare indietro. Inseriamo un'etichetta, 2, 3, 4. La quarta la chiameremo indietro, terza la chiameremo stop, questa la chiameremo avanti, e l'etichetta 1 possiamo lasciare questo nome che non ci interessa. Andiamo a rimuovere questi testi qua, testo per etichetta 1 cancelliamo, così facciamo anche per le altre tre, cancelliamo. Cancelliamo,
Cancelliamo. Noi le abbiamo ancora, però non abbiamo scritto niente per adesso, perché andremo a programmarle dopo. Ora andiamo in blocchi. Andiamo sul selettore lista. Per sempre, quando selettore lista 1, questo, scegliamo questo qui, lo portiamo dentro qua. Andiamo sul selettore lista, scorriamo. Selettore lista, elementi A, lo portiamo dentro. Sono dimenticato, scusatemi, di mettere dentro il Bluetooth qua. Andiamo in paginazione, sensori, social, connettività. Prendiamo Bluetooth cliente, lo prendiamo, lo mettiamo dentro, sarà un componente non visibile. Qui. Clicchiamo su Bluetooth. Cliente, serve questo. Ok. Secondo step. Clicchiamo selettore lista. Andiamo sempre quando selettore lista 1 terminata selezione. Esegui, clicchiamo sempre qua, andiamo a prendere imposta selezione lista, selezione A, incolliamo dentro, andiamo a cliccare sul Bluetooth. Dobbiamo trovare esegui Bluetooth client. Connetti indirizzo, questo. Mettiamo dentro. Questo mettiamo qua, selettore lista ci serve, dobbiamo cambiare il testo, imposta, scusate, dobbiamo andare in etichetta 1. Imposta etichetta 1, testo A. Andiamo su testo, prendiamo questo e qua ci mettiamo connesso. Poi selezioniamo sul bottone A, per sempre quando ha cliccato, esegui. Li portiamo dentro, dobbiamo andare a prendere cliente Bluetooth, esegui cliente 1, invia testo, testo, questo, qua facciamo duplica
mettiamo dentro qua, avanti, controllo. Posta stop testo A. Un po' canat. Clicchiamo sul button A, sarebbe il pulsante A che avevamo là, per sempre quando ha cliccato esegui e andare su Bluetooth. Questo testo duplica, qua ci scriviamo avanti, imposta avanti a testo duplica. Duplica. Per sempre quando B lo facciamo stop, testo questo però non ci va più bene, dobbiamo fare questo, imposta stop testo A duplica, dobbiamo fare stop, questo lo possiamo duplicare, imposta C, questo lo cancelliamo, dobbiamo fare questo, imposta indietro testo A, indietro. Questo è il testo che dobbiamo mandare al nostro Arduino, perciò qua dobbiamo mettere A, qui dobbiamo mettere B e qui dobbiamo mettere C. Ora proviamo a vedere se la nostra app che abbiamo creato funziona. Dobbiamo andare su Connetti al Companion. Lui ci fornirà il nostro codice. Ora io vado sul mio telefono, apro Meet, questo programma qua dovete scaricarlo dal Play Store, lo vado a cliccare e lui mi dà scan QR code. Lo vado a prendere, mi apre la mia applicazione che abbiamo creato. Clicco sul tasto per selettore lista 1. Ora vediamo la nostra macchina, vediamo il nostro LED che sta lampeggiando perché noi non siamo ancora connessi. Quando io premo su il codice, se vedete il LED è diventato fisso. Si apre la mia applicazione, quando premo A, il motore inizia a ruotare,
Premo B, si è stoppato, mi ha scritto stop. Premo C, i motori vanno indietro. Premo ancora B, il motore si ferma.